al termine di queste lezioni desidero trattenermi ancora qualche minuto con voi per riepilogare un po' quello che abbiamo visto ed ascoltato e soprattutto per fare delle raccomandazioni. Mi raccomando, questo specialmente ai ragazzi e anche agli istruttori. Al di là di quello che può essere l'amore per il cavallo, la cura per il cavallo, che è una cosa importantissima nel nostro sport, quello che prego è di valutare sempre bene le proprie possibilità prima di passare a cose, direi, superiori. Cioè, partire da una base di un assetto perfetto, e questo mi rivolgo soprattutto agli istruttori, di un assetto perfetto che i ragazzi abbiano un assetto forte e giusto, perché solo con un assetto così ben consolidato a cavallo possiamo andare e percorrere una strada sicuri di arrivare alle nostre mete. Quindi mi raccomando, quello che riguarda l'assetto l'abbiamo visto sufficientemente. Mi raccomando, quando si lavora sugli ostacoli, non avere la fretta e la voglia di saltare alto. Non serve saltare alto. Quello che è molto importante è saltare bene e poco. Ricordatevi che tutti i più grandi cavalieri sono arrivati alle grosse competizioni, direi anche alle Olimpiadi, ai campionati del mondo, eccetera, non facendo dei salti grossi perché quello sforzano i cavalli e soprattutto demoralizzano i cavalli. Al di là di tutto questo, mi raccomando, umiltà, spirito di sacrificio, amore per i cavalli, perché solo con questi presupposti si può arrivare alle mete che vi prefiggete. Auguro a tutti di trovare dei posti dove lavorare con istruttori coscienti e soprattutto all'altezza del compito, perché di questi ce ne sono. Quindi, al di là delle scelte dei cavalli, mi raccomando, è molto importante la scelta di un buon istruttore.